costruisci il tuo futuro è il messaggio che lanciano due giovani ragazzi bitontini, Francesco e Gabriele Acquafredda, con il loro nuovo progetto. Stiamo parlando del John Cage Center, sede di un'accademia musicale e primo polo di riferimento universitario e campus a Bitonto. L'avventura dei due fratelli è iniziata lo scorso novembre, quando sono state aperte le porte del centro, sito in via Carlo Rosa. Investire sulla cultura e su quelle che sono le nostre passioni ne vale sempre la pena, soprattutto in questo periodo difficile che stiamo vivendo per via del coronavirus, ci ha raccontato Gabriele Acquafredda, musicista e vicepresidente del centro. Abbiamo deciso di convenzionarci con l'Università Telematiche Campus, mettendo a disposizione 5 facoltà e 56 percorsi di laurea, e abbiamo già avuto degli ottimi riscontri nonostante il periodo. Abbiamo diversi iscritti a servizi giuridici per l'impresa della facoltà di giurisprudenza, oppure anche riguardo scienze pedagogiche, quindi facoltà di psicologia, oltre che comunque molti percorsi per le classi di concorso per i docenti. C'è anche la possibilità di conseguire certificazioni informatiche e linguistiche, oltre che di frequentare master di primo e secondo livello. L'offerta formativa del centro è quindi davvero ampia, infatti è possibile iscriversi anche a corsi formativi presso la John Cage Music Academy con docenti qualificati. 2 le aule per le lezioni, una insonorizzata e ben attrezzata, l'altra disponibile per lo studio teorico. A soli pochi mesi dall'apertura già sono arrivate le prime risposte positive dal territorio, come ci ha raccontato Francesco Acquafredda, direttore del centro. Abbiamo già quasi 20 iscritti e la nostra fortuna è quella di avere un parco docenti qualificato. Nel caso, per esempio, della classe di canto, abbiamo il maestro Luigi Nartiello, che è stato parte integrante del gruppo Mezzotono. Nel caso del pianoforte jazz abbiamo il maestro Alberto Iovene, reduce diciamo di diversi anni passati per noti jazz club nazionali e internazionali. Tra i maestri vi è lo stesso Francesco Acquafredda per le lezioni di batteria, mentre per quelle di basso Arduino Panaro. E poi ancora corse di chitarra con Francesco Cassano, di percussioni afrocubane con Giovanni Antonino, di pianoforte con Anna Elisa Lacetera, di violino con Brigida Mattiace e violoncello con Maddalena Licinio. Insomma, una vera risorsa per il territorio bitontino. Presto partiranno anche nuovi progetti. Ci muoveremo per offrire la possibilità a Bitonto di ospitare diversi artisti, sia del panorama musicale classico, sia moderno, jazzistico, insomma. Oltre all'organizzazione di eventi culturali che possono dare in qualche modo qualcosa in più sia a noi che alla città. Grande disponibilità per investire sul futuro, professionalità e determinazione sono i motivi per cui scegliere di formarsi al John Cage Center, hanno concluso i responsabili. Per ulteriori informazioni basterà visitare il sito e le pagine social del centro.